Bentornati al Salotto della Città, qui dal villaggio Torre di via Mazzini. Vi presento il libro Apparenze di Monica Stravino, l'autrice è venuta a trovarci nel Salotto della Città. Monica, ciao! Ciao, ciao a te! Dunque, questo libro, Apparenze, è un libro che tocca molto i sentimenti, ma come nasce? Soprattutto perché Apparenze? Apparenze si riferisce alla complessità della natura umana, perché un po' questo libro scandaglia la natura umana nelle varie sfaccettature. È molto complesso capire la natura umana e soprattutto i personaggi che sono presenti hanno dei caratteri che, come qualsiasi carattere umano, è pieno di sfaccettature ma pieno di sfumature che vanno dal positivo al negativo. È un romanzo? Sì, un romanzo, ci sono la storia di quattro ragazzi e due storie d'amore, ci sono due amici che si innamorano di due sorelle e quindi queste storie d'amore procedono in parallele, però hanno uno sviluppo e un epilogo diverso. Tu hai già scritto anche una raccolta di poesie dal titolo Lettere dall'Oriente, era però qualcosa di diverso rispetto a Apparenze? Le lettere dall'Oriente non sono poesie, sono proprio delle lettere, una raccolta proprio epistolare ed era un lavoro sperimentale fatto all'università. Poi tante altre mie poesie sono attualmente raccolte in antologie in tutta Italia. Senti, quanto c'è di te in questo libro? In ogni libro che si scrive c'è sempre qualcosa di sé, l'autore si proietta un po' un poco di qua, un po' di là in un personaggio, l'autore si divide a secondo della situazione, non si personifica in uno in particolare. Tu sei originaria di Montesarchio nel Beneventano, questo libro è ambientato lì, in quel paesino? No, perché poi io sono nata a Montesarchio, però poi ho vissuto tutta la mia vita, a parte i primi anni di vita, nel Casertano. Quindi si riferisce in particolare, nelle mie descrizioni mi riferisco ad un paese in particolare dove io ho vissuto la gran parte della mia vita, e cioè Santa Maria a Vico. No, ricordo bene, abbiamo presentato questo tuo libro proprio qui al Villaggio Torre, c'è stato un grande riscontro. Ecco, da allora sono passati alcuni mesi, quali consensi hai raccolto? Tantissimi, specialmente i lettori, mi piace molto il rapporto che ho con i miei lettori, mi vengono a parlare del romanzo quasi come se fosse una cosa vera, quando invece non è autobiografico, non si parlano di personaggi reali, però questi personaggi sono molto reali perché si modificano nel tempo della narrazione, mostrano sia i pregi che i difetti come qualsiasi persona reale. Tu, prego. No, poi ci sono uscite molte recensioni anche sul web, sui giornali, quindi di questo sono molto contenta. Stai avendo quindi tante soddisfazioni. Sì. Senti Monica, so che tu presenterai questo libro anche nelle prossime settimane, nei prossimi giorni, dove? Ce lo ricordi? Sì, lo presenterò giovedì 27 maggio alle ore 19 a Santa Maria Capua Vetere, presso il centro culturale Il Pilastro, che è anche il centro studi dedicato alla memoria di Alberto Martucci. Grazie allora Monica Stravino, grazie per essere stata con noi, il suo libro Apparenze.